La settimana che ha preceduto l'undicesima giornata di Serie D nel girone A, che è stata caratterizzata dall'esclusione del Nardò, giunto alla quarta rinuncia, e questo ha determinato anche lo stravolgimento della classifica, tanto che ora in vetta è rimasto in tutta solitudine il Marcianise. E da questa giornata le squadre che avrebbero dovuto affrontare i pugliesi osserveranno un turno di riposo. Apre il ciclo il Gladiator. La Gelbison, rinfrancata dalla bella affermazione con il Monopoli, va a Taranto contro una delle favorite alla vittoria finale. Erra, che deve rinunciare ai soliti Panarelli, Signorelli e Maiesi per infortunio, perde anche Criscuolo per squalifica, ma recupera Di Filippo, che ha scontato la giornata di squalifica, per cui tornerà a far parte del reparto difensivo insieme a Ruggeri, Fariello e Pezzullo. La linea mediana dovrebbe essere composta da Passaro, Tricarico, Fiero, Cozzica da agire alle spalle delle due punte, Tedesco ed Esposito. Allo Iacovone di Taranto dirige Curti di Milano. Nel girone I l'Agropoli si reca in Sicilia a Noto per dare continuità al momento positivo. Pirozzi non presenta problemi e potrà schierare tutti, anche gli acciaccati Capozzoli, Vitale e Tarallo. Arbitra Annarolo di Collegno. Grande attesa a Battipaglia, dove arriva la corazzata Savoia. Al Pastena ci sarà il grande pubblico e per questa super sfida squillante manterrà in campo la formazione tipo. Dirige Massimi di Termoli. Trasferta in Terrasicula anche per la Cavese, terza forza del girone sul campo del Ragusa, che staziona nella parte bassa con 5 punti. Arbitro del match è Sozza di Seregno. Nella promozione campana la nona giornata è anticipata al sabato con la capolista Cilento, che continua a peregrinare sui campi. Ospita a Casalvelino Lebolitana. Il Valdiano, prima inseguitrice, va sul campo della Picciola, che in settimana ha perso il recupero con la Temeraria, ora terza a 2 punti dalla vetta, e che gioca in trasferta con l'Inter Casale. Va fuori il Real Vallo, che al Massaioli affronta l'Evoli. In prima categoria il Cosilinum è impegnato a Salerno con l'Atletico per niente decimato da 4 squalifiche, mentre il Sassano affronta un altro derby ospitando al Cardiello di Sant'Arsenio la Caggianese.